Eccoci, siamo subito al secondo speech, alla velocità della luce. Alessia Musi. Allora, io leggo il titolo e poi facciamo l'applausone. Domande che valgono oro. Ok, benvenuta Alessia. Vai. Va bene, allora, ciao, io sono Alessia. Faccio la Digital Strategist, che non vuol dire niente, detto così, però qualche titolo me lo dovevo dare. Allora, Digital Strategist nel mio caso cosa significa? Che io devo prima di tutto aiutare i miei clienti a progettare delle cose. Cioè loro hanno un problema o hanno un desiderio o hanno un obiettivo, eccetera, e chiedono a me di aiutarli a raggiungerlo. E la questione è, perché lo speech si chiama Domande che valgono oro, il problema è che io nel 100% dei casi non capisco niente di quello che loro mi chiedono. Niente. Cioè parto dal fatto che, boh, cosa vuoi? Mimo, ma guarda, ieri l'altro, mica tanto tempo fa, mi dicono: guarda, pochi clienti, bla bla bla, ho bisogno di trovarne di più. Anch'io, cosa facciamo? E quindi dico: ma cosa fai? Allora, io praticamente, io, sentimo, faccio dei disegni, delle volte completi, delle volte parziali, per delle aziende che hanno un ufficio tecnico, ma poi l'ufficio tecnico delle volte non ha tempo, allora chiedono a me di fare i disegni, ma non sempre tutto completo, degli impianti di Schlörgjörn. Siamo partiti malissimo. Però per fortuna nel tempo ho imparato un po' a fare delle domande che mi aiutano a capire che co cosa vogliono questi clienti. E quindi oggi io volevo, nel mio piccolo, non faccio la coach, non faccio la psicologa, spiegarvi qual è la mia tecnica per fare le domande. Ma come ben sapete, a me star da sola qua mi rompe. E quindi chiedo due volontari che vengano qua. Non fate i timidi perché non siete credibili. Prego, prego. Vai, vai. Benissimo. Allora, tu sei Anna Anna e Alex. Alex. Allora, Anna lavora in un'agenzia di viaggi. Facciamo una cosa bella. Lavora in un'agenzia di viaggi ed è lì che aspetta che arrivi qualcuno. E Alex invece entra nell'agenzia di viaggi perché penso voglia andare in viaggio. Quindi tu adesso devi capire da lui che cosa gli puoi vendere fondamentalmente, perché questa è la questione. Prego, scambiatevi pure. No, devi salutare prima tu, dai. Buongiorno, cosa posso fare per lei? Buongiorno, vorrei andare in viaggio, vorrei organizzare un viaggio in Giappone. Giappone, ottima zona. In che periodo vorrebbe andare in Giappone? In ottobre, ottobre. C'è caldo, c'è caldo. Sì, è ottimo. In Giappone a ottobre fa molto caldo, quindi è un ottimo periodo. E a livello di budget, su cosa era orientato? Sei ricco, spara. 15.000 euro. A testa. A testa per 5 giorni. Allora possiamo contare su un hotel a 4 stelle e un giro di sì, solo 4, possiamo fare anche 5, insomma, 5, poi sappiamo che in Giappone sono puliti e puliti, ecco. Come zona il Giappone è molto grande, posso proporre. No, no, ma basta, basta così. Grazie, grazie, veramente grazie, ma state qui perché adesso vi devo far insultare. Allora, così, a naso, dove ha sbagliato Anna? Demoliamola, dai, via. Non ha chiesto quanti giorni. Doveva tenere le redini della richiesta. Prego, prego. Delle domande sul tema personale, ok? Non si è presentata, vabbè, poverina. Ok? È in stage, ok? Perché il Giappone. Ecco, oh, ecco, questa è la prima osservazione che va nella mia direzione, grazie, grazie. Quindi perché il Giappone? Tu, ecco, cosa avresti voluto sentirti chiedere? Perché Giappone? L'hanno suggerita. Altro? Che tipo di esperienze voleva fare? Oh, che bello. Boh, ho finito, grazie.
Sì, che tipo di esperienza voleva fare? Quindi, perché il Giappone, che tipo di esperienza voleva fare? Molto perché bene, dopo ci arriviamo. C'era già stato in Giappone o era la prima volta? C'era già stato in Giappone, va bene, ok, ci può stare, ma andiamo più sul perché e che tipo. Bene, altro? Con chi? Ok, altro? Se era per vacanza o per lavoro? Ok, cos'è importante per lui in una vacanza? Va bene, adesso che abbiamo finito di demolire Anna e Alex, grazie mille. Prego. Prego, potete. Mai. Va bene, allora, questa l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta. Vado a quella dopo. Allora, questa adesso ci arriviamo. Anna, poveri, è partita dai suoi obiettivi. I suoi obiettivi sono che budget, con quante persone, ci sei già stato, non ci sei già stato, è vacanza e lavoro, e bla bla bla. Sono gli obiettivi di Anna, che deve vendere. Ma non sono gli obiettivi di Alex, che vuole una vacanza. Quindi fare la domanda tipo, che tipo di vacanza è? Perché vuoi andare in Giappone? Si avvicinano agli obiettivi di Alex. Quindi si va in maniera totalmente lontana dagli obiettivi di Anna, ma gli obiettivi di Anna, se non collimano con quelli di Alex, Alex non paga, ok? Quindi bisogna andare dalla sua parte in questo caso. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è l'ancoraggio è mio nemico. Cioè lei ha fatto domande molto strette, che quindi ancoravano Alex a delle risposte molto strette. Ma lui non ha potuto dire, oh, ovvio, oh, scusa Anna, io ti voglio tanto bene, non ha potuto dire cose del tipo a me piacciono molto gli animali, mi piacerebbe visitare gli zoo del Giappone, ok? Perché non ha avuto la possibilità di ampliare le sue risposte, perché Anna gli ha suggerito delle risposte implicitamente nella domanda che faceva. L'ancoraggio ce ne hanno parlato in 100.000 libri, quindi non sto qua a spiegarvi che cos'è, però è la prima cosa che dobbiamo evitare come la morte, perché è quella che costringe chi c'è dall'altra parte a non esprimere realmente quello di cui ha bisogno, e quindi noi non capiremo mai cosa vuole, e quindi poi non porteremo mai a termine il progetto nella maniera in cui potremmo portarlo a termine. Seconda cosa, tu non sei uno stupido. Io non so, ci ho messo un po' ad accorgermene, però ci sono delle persone che quando tu gli fai delle domande vanno in soggezione, anch'io vado in soggezione delle volte, quindi hanno sempre paura di dire cazzo, questa forse non la so, e quindi cosa gli rispondo? Forse non mi so spiegare bene, forse ci sto mettendo troppo tempo, forse sono troppo tecnico, ansia, ansia, ansia. E questa cosa qui fa sì che non ti rispondano realmente, ti rispondono come? Sono abituati a rispondere, ti rispondono in modo superficiale, ti rispondono come risponderebbero a un'altra persona che magari conosce di più il tema, eccetera, eccetera, perché sono a disagio, non stanno bene. Quindi io la prima cosa che cerco di fare il più possibile è di mettere a loro agio. Tu non sei uno stupido, tu stai benissimo, noi insieme spacchiamo i culi, ok? Devono stare, essere contenti di parlarti e di raccontare, questa è la prima cosa. Ma non sei uno stupido tu, ma non sono nemmeno una stupida io. Io sono perfettamente a mio agio, anche quando non ho capito niente. Anche quando mi parli dei disegni un po' completi e un po' incompleti. Io lì l'ho ascoltato per un po' e a un certo punto gli ho detto bene, allora io adesso ho aperto 6 frasi, non ne ho chiusa nessuna, o mi dai una mano o qui non ce la possiamo fare. Però gliel'ho detto con amore, con gioia di condividere, di dire guarda io non ho capito, veramente non ho capito niente, ripartiamo. Non guarda scusa ma veramente io non ho capito, no, e dopo uno dice beh, ah sei scema. Una volta, ma ero all'inizio, non lo farò mai più, ho detto una cazzata, ho detto sto per farti una domanda stupida, sapete cosa mi hanno risposto? Sì, era una domanda stupida. Simpatici come il culo, però non lo farò mai più, mai mai più. E quindi io sono sempre perfettamente a mio agio, anche se non è assolutamente vero, perché in realtà dentro di me sono così. Manifesto attenzione, questa piace, io scrivo, sono lì col mio computer, scrivo, sto scrivendo la lista della spesa, non è un problema. Ok, no, in realtà scrivo perché ce ne ho bisogno, però potrei registrare, usare una intelligenza artificiale che mi fa riassunto e ho fatto uguale. Ma il fatto del proprio del gesto di scrivere, di digitare, esprime anche col corpo un'attenzione ancora più intensa, no? Nell'ascolto. E quindi vedo che quando comincio a scrivere le persone si distendono e parlano di più, mi raccontano di più.
forse perché appunto dicono: ah beh, sta scrivendo, allora sto dicendo proprio una cagata, e quindi vanno avanti. Ok, e quindi questa è un'altra cosa che consiglio di fare. Questa invece è super importante: chiedo storie perché ne usciranno informazioni. Quindi, per esempio, la povera Anna, invece che di dire il budget, questo e quest'altro, là, avrebbe potuto dire: dai, raccontami di una vacanza che ti è piaciuta. Quindi uno che ti racconta una vacanza che ti è piaciuta: guarda, una volta sono andato in un posto, porca vacca, c'erano degli alberi bellissimi. Ah, questo gli piace la natura. Ma se io ti chiedo ti piace la natura, ma chi è che ti risponde di no? Cioè, adesso ci vuole veramente qualcuno che ha dell'odio, ma veramente ma forte, ok? Quindi ti piace la natura? Non funziona. Mi faccio raccontare di un viaggio che ti è piaciuto, così capisco dalle tue parole quello che mi dici. E in queste situazioni qui, adesso, a parte il povero viaggio di Alex, chiedere sempre degli esempi, chiedere delle storie, chiedere delle cose che sono già successe, a me aiuta sempre tantissimo, ma anche solo a capire. Perché dovendomi raccontare, devono fare lo sforzo di raccontarmi una cosa che ha un inizio e una fine, e nella storia riesco a disegnarmi meglio e a capire sto disegno tecnico di che cosa è. Ok, vado avanti. E poi ci sono due tecniche che ho preso dal Clean Language. Le persone di voi che fanno coach e cose del genere sicuramente lo usano, io lo adoro, perché mi sento potente e cerco di non farlo troppo perché altrimenti ti sgamano e bello non è, però ve ne volevo dire due che per me funzionano proprio alla grandissima. E il primo è: che tipo di X è questo X? Che è, sono diametralmente opposte, una serve per chiudere, l'altra serve per aprire. Questo serve per chiudere, cioè per identificare una cosa più in dettaglio. Quindi, ciao, vorrei una vacanza. Non dove vuoi andare, ma: e che tipo di vacanza è questa vacanza? È una vacanza all'avventura. Ah, allora è un'altra cosa. Tu magari sei entrato che volevi andare in Giappone, io invece ti porto a fare una escursione in Tibet, non lo so, ok? Perché tu non è che vuoi andare veramente in Giappone. Quello che tu stai cercando è l'avventura. Sono due cose molto diverse. Quindi, che tipo di X è questo X? Potete dirlo in maniera pedissequa, quindi: e che tipo di è questa vacanza? Però la terza volta: che tipo di disegno tecnico è questo disegno tecnico? Fa un... Allora io poi uso anche acronimi tipo: ma una vacanza come? Un disegno tecnico in che senso? Ok? E quindi dopo riesco a farmi dire le cose. Ma non gli dico mai: ma una vacanza al mare o una vacanza in montagna? Se io volevo fare una vacanza in crociera, me l'hai tolta. Adesso la mia mente è andata in due direzioni che non erano le mie, no? Ma io non le sapevo quali erano le mie direzioni, perché il problema è che quando le persone ci chiedono aiuto, tante volte non hanno ben chiara la meta, hanno solo bisogno che tu li aiuti a ragionare. Quindi non li aiutiamo a ragionare se gli facciamo delle domande che vanno nella nostra direzione, non nella loro. Quindi, primo, che tipo di X è questo X? E poi c'è altro oltre a X. C'è altro oltre a X invece serve a aprire. Quindi, vorrei una vacanza avventurosa. Ah, e c'è altro oltre all'avventura? Ah sì, a me piace tantissimo mangiare. Ok, quindi avventura, ma no cucina che fa schifo, ok? Quindi ti cercherò di portare in un posto in cui puoi provare dei piatti, bla bla bla, perché io che ne so un sacco di turismo come Anna, ti posso consigliare, ok? Quindi c'è altro oltre a X. Ricordatevi che queste due cose vanno sempre in parallelo. Cioè, prima apro, poi chiudo, prima apro, poi chiudo. Non posso sempre chiudere perché sennò vado in un dettaglio da cui poi non esco più, non posso sempre aprire perché sennò non trovo mai il bandolo della matassa. Quindi le alterno sempre. Ultimissima cosa, poi ho chiuso. X funziona anche con mio marito, lo frego sempre. Non l'ha ancora imparato? Ieri gli ho fatto vedere le slide, non l'ha capito? È bellissimo. Allora, X è... Vabbè, adesso mio marito fa legname, quindi mi parla sempre di tronchi. E l'altro giorno mi dice: devo andare a prendere i tronchi da Francesco. Io non lo stavo ascoltando, come sempre, perché nella vita matrimoniale non si ascolta il coniuge, no? Quindi non lo ascoltavo, e al che mi volto e gli dico: tronchi? Non se ne accorge. Adesso, a parte lui che magari stava pensando ad altro, quindi era distratto. Ma la cosa è: se noi ripetiamo una parola
che è la parola che fa parte della frase che l'altra persona ha detto, che magari abbiamo anche ascoltato, che sarebbe più carino. E la persona, intanto dobbiamo cogliere, i poeti la chiamano la parola d'argento, cioè è quella parola che all'interno della frase dà il vero senso della frase. Non potevo dire Francesco, perché se avessi detto Francesco avrei fatto capire che non sapevo chi era Francesco, invece il problema erano i tronchi degli alberi, ok? E quindi devo trovare la parola, ma la parola, se io la sento risuonare dalla bocca di un'altra persona, tendenzialmente assume un altro valore, perché assume, oltre al mio valore interno, il valore esterno di qualcun altro che la pronuncia. In quel modo lì, quando io chiedo, devo andare a prendere tronchi? Sì, quei tronchi che la settimana scorsa mi aveva chiamato, mi aveva detto che mi avrebbe portato, bla 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 bla. E quindi mi va a spiegare quella cosa che io non ho capito. Non gli posso dire non ti ho ascoltato, non gli posso dire mi sono distratta, non gli posso sempre dire non ho capito niente di quello che stai dicendo perché non si capisce niente, te e i tuoi disegni tecnici. E quindi gli dico tecnici, e allora lui dice sì, tecnici nel senso che io devo disegnare il 2D di un progetto, bla bla bla. Ah, tecnici, ho capito, posso, la prossima volta che mi dici disegni tecnici sappiamo entrambi di cosa stiamo parlando. Okay.